Dei 14 documenti secretati. Sì. E dopo 50 anni il fatto che ci sia la volontà di tenerli ancora segreti forse significa che c'è scritto qualcosa di davvero Delicato. importante, delicato, sì, cosa potrebbe riguardare. Vabbè, riguarda sempre i fatti del 57. Evidentemente lì si fanno nomi di persone che all'epoca erano ancora vive, ad esempio il protagonista di tutto questo fatto o fattaccio è sicuramente il professor Federico Bigi. E quindi, siccome lui nel 94 era ancora vivo, ed erano vive ancora altre persone, perché era vivo Savoretti, che allora era il segretario della Democrazia Cristiana, era vivo, mi sembra, Pierino Giancecchi, che era il segretario del Partito Socialista Indipendente, altri erano morti, però erano vivi parenti, figli, nipoti, e quindi poi evidentemente lì si scendeva proprio nel discorso sporco e quindi l'amministrazione americana non si è sentita di divulgare questi documenti. E infatti questi documenti erano classificati top secret e infatti noi abbiamo dato il titolo a questo volume che abbiamo pubblicato proprio Top Secret.